Il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraie, ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali del giovane Samuele Peluso, il 19enne deceduto in seguito all'incidente stradale verificatosi martedì pomeriggio sull'ex statale 115 nei pressi del Ponte Costanzo. I funerali oggi alle 16:30 nella Basilica di Santa Maria Maggiore ad Ispica, dove la famiglia risiede. Una coltre di dolore ha avvolto da martedì sera la cittadina ispicese, dove il giovane e la sua famiglia sono molto conosciuti e stimati. Il primo cittadino ha voluto interpretare il comune sentimento degli ispicesi, profondamente scossi dalla prematura e tragica scomparsa del giovane. In segno di lutto, i consiglieri comunali hanno anche deciso di rinviare la seduta della civica assise prevista per questa sera a data da destinarsi. Il sindaco e l'amministrazione comunale, attraverso quest'atto, intendono partecipare al profondo dolore della famiglia Peluso. Il sindaco ha ordinato di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma, nell'arco di vigenza del lutto cittadino e l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nelle sedi comunali, invitando i titolari delle attività commerciali, professionali, artigiani, i titolari di servizi pubblici e privati, le organizzazioni politiche, sociali e le associazioni sportive a sospendere facoltativamente le proprie attività in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre o ad esprimere comunque la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione di eventuali attività ludiche, di feste e o eventi vari che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia. Il sindaco e l'amministrazione comunale invitano le scuole di ogni ordine e grado a dedicare nella stessa giornata momenti formativi rivolti agli studenti di riflessione sul tragico evento. Restano ancora da chiarire le circostanze del micidiale scontro avvenuto martedì verso le 18 sul rettilineo che immette sul Ponte Costanzo. Il furgone Fiat Doblò, alla cui guida si trovava Samuele Peluso, avrebbe invaso la corsia opposta sulla quale procedeva una Lancia Musa in direzione Ragusa, con a bordo una coppia di Comiso coinvolta nell'incidente. Marito e moglie di 64 e 52 anni sono ancora in prognosi riservata per gravi traumi riportati nell'impatto.